se non arriviamo a capire questo e postuliamo ancora la verità del farsi dell'universo, perché vediamo la presenza dell'evoluzione della specie darwiniana e crediamo che questo sia vero, e prescindiamo dalla verità uguale secondo cui tutto ciò si annulla nella sua verità, se noi prescindiamo dall'annullamento della sua verità e consideriamo solo la sua verità, e capiamo la presenza di una verità che non è contraddetta dal suo essere opposto. Ancora una volta, solo Gesù esprime in tutta la possibile sua predicazione il valore assoluto ed estremo di questi due uguali e contrari che devono per forza essere tra di loro, tanto che l'ultimo deve essere il vero primo. Caro Pietro, se vuoi essere veramente il primo, mettiti in fondo all'ultimo e servi l'ultimo, perché il vero ultimo è il vero primo. Solo in questa ottica di primi e ultimi, che sono intercambiabili, interconnessi, solo in relazione a questi due modi diametralmente opposti di percepire per primo e un ultimo quello che esiste come valore, solo percependoli nella loro giusta combinazione, noi abbiamo il vero, ossia quel Dio uno che determina il giusto equilibrio spirituale di ogni cosa che esiste nel suo uno. Come si può accettare che oggi siano credute vere solo le dinamiche fattive, che appaiono fattive sulla base di una preliminare distruzione di tutto questo farsi? Voi ipotizzate un farsi non poggiato su un disfarsi. Voi state percependo un film che avanza non sulla base di un film nella sua interezza, che prima sia retrocesso al suo possibile e relativo inizio. Voi vi state poggiando su un unico divenire e non su due uguali e contrari, su un solo verso della natura, quello della materia. Ma quella della materia esiste come materia sulla base di una antimateria che ha una dinamica esattamente uguale e contraria e una quantità uguale. Di conseguenza la materia ha il suo sbilanciamento grazie allo sbilanciamento opposto. Ogni cosa che appare sbilanciata in natura vale in relazione allo sbilanciamento opposto. Anche i valori morali, anche la bontà vale in relazione al valore opposto di una cattiveria. Tutto è bilanciato in questo modo, in un disegno stupendo e meraviglioso, tanto che se noi poi vediamo in natura l'esistenza di uno sbilanciamento e arriviamo a chiederci: ma Dio dov'è che consente il male su questa terra? E trascuriamo che noi stiamo vedendo il male che accade perché c'è lo stesso male che è annullato proprio in questo momento da Dio, e voi, proprio in virtù di questo annullamento fatto da Lui, lo volete fare voi, se arrivate a capire che questa realtà abbia un Dio che sembra assente, e non capite che questa assenza è quella di tutta una superficie che rientra nell'unico punto, e non quella di un punto che se ne va in tutti i punti possibili e immaginabili della superficie. Ogni punto della superficie, per poter vedere lo spostamento dal centro verso la superficie, spostamento che sembra libero, deve tornare prima da quel punto della superficie al centro, e solo dopo può apparire nella libertà singola di quel punto di andare in quell'unico punto da cui è venuto,
per un progetto che esiste già tutto. Tutto il possibile è mescolato insieme nella combinazione tra il suo essere e il suo non essere. E il Dio uno è proprio la miscelazione di questo essere e di questo non essere, che non esiste solo nell'essere assoluto e puro in potenza, ma esiste anche nel suo essere in atto, in forma una e trina. Se noi escludessimo la presenza del Dio trino, noi toglieremmo di mezzo le relazioni che esistono nella nostra natura tra l'unità del ciclo e i suoi 10 decimi. Invece, tutto questo esiste nel suo insieme. Esiste la verità del Dio uno, che sembra non esistere perché esiste solo in potenza di essere, e quel suo manifestarsi tutto in potenza, in cui in sostanza è già stato tutto e quindi non appare più nella sua potenza, ma nel suo atto. Ma allora, se esso è già tutto in atto e immaginiamo che possa evolvere, non può evolvere verso un tutto che sia in atto ancora di più se è già in atto totale. Può soltanto devolvere verso quel passato al cui principio esiste l'energia unitaria e tutta in potenza. Ecco, questo è tutto quello che esiste. Esiste un Dio assoluto che si è messo in croce in ogni figlio relativo. Noi siamo questo Dio assoluto essere che esiste in potenza. Ciascuno di noi è il Dio assoluto che si è messo nella croce relativa al suo io reale. L'assoluto si è spostato, ma neanche questo, si è uguagliato alla molteplicità infinita di tanti figli dell'assoluto, figli reali. E per quale motivo? Per ottenere una infinita vittoria reale. Il Dio assoluto, oggi in croce in ciascuno di noi, sta muovendosi secondo un cammino che lo riporta infine nella sua assolutezza, ma non lo riporta in un modo che non tenga il debito conto della scelta fatta nell'esperienza reale della vita, perché essa servirà in ogni caso a far sì che il Dio assoluto che si è messo in croce in me, nella sua massima e perfetta libertà del suo Spirito Santo, elegga, scelga, conformi a modo suo il Dio reale, per me reale, che salva la mia condizione reale. Così vi saranno tanti ideali Dio relativi a ogni Dio che si è messo in croce nel relativo, e il Dio nella sua assolutezza è proprio quell'interferire di ogni possibile io reale in modo assoluto, e tale che ciascuno di noi, che oggi deve assoggettarsi e patire e soffrire di questa croce, alla fine superi assolutamente questa croce del limite. Gesù è il vero figlio di Dio perché ha mostrato realmente quello che il Dio assoluto sta facendo in ciascuno di noi, la crocifissione del suo essere assoluto nel nostro essere reale. Ma questo, ripeto, per uno scopo assolutamente stupefacente, di creare una vittoria reale e non indefinita. Se qualsiasi autore non trasformasse mai una storia ideale che ha nella sua testa in un insieme di lettere e parole che, avvalendosi del dettaglio relativo, fissassero relativamente questa storia, noi non avremmo mai una storia oggettiva da poter poi comunicare di io relativo in io relativo.